200 eventi sparsi sul territorio abruzzese, avventure, esperienze e intrattenimento, tutto in 7 giorni dal 26 di ottobre al 2 di novembre. E l'Abruzzo Open Day Winter, l'evento organizzato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con le DMC, che punta a far conoscere, toccando con mano, tutto quello che l'Abruzzo può offrire. Abruzzo Open Day è una vetrina, la vetrina dell'Abruzzo per tutte le sue eccellenze, le sue emergenze, le sue particolarità, le sue unicità, che praticamente si offre alla degustazione e alla fruizione di quelli che forse non sanno che Abruzzo può essere una destinazione. Forse gli abruzzesi sono stati bravi a raccontarsi tra loro, però poco bravi a farlo con gli altri. Adesso con l'Open Day si cerca appunto di incrementare anche l'incoming. In questo posto speciale noi però abbiamo avuto, non è diventato diciamo una grande meta turistica per due motivi fondamentali. Il primo è che non abbiamo fatto nessuna promozione. La promozione turistica oggi si fa con strumenti un po' più moderni, evoluti, non si fa più partecipando a un po' di fiere. Oggi qui stiamo inaugurando un approccio completamente diverso. L'altro è avere il prodotto, perché il prodotto, per promuovere qualcosa ci vuole il prodotto e non basta essere una regione bellissima. L'Open Day lancia la stagione turistica invernale, ma soprattutto testa la nuova rete turistica regionale, lasciando in dote una piattaforma informatica unica per la prenotazione delle strutture alberghiere. La possibilità di avere a disponibilità di una piattaforma di booking, che è molto importante perché consente anche una crescita, un'alfabetizzazione digitale di tutto il sistema ricettivo abruzzese importante. Abbiamo anche previsto una guest intelligence, un sistema di monitoraggio del sentiment dei turisti che verranno e la possibilità di quindi avere un riscontro in tempo reale di quelli che sono i commenti, i giudizi sia sull'evento, sulle strutture, sui territori, sulle destinazioni. Per aderire all'Open Day Winter basta registrarsi sul sito www.opendayabruzzo.it, scaricare il voucher e selezionare le esperienze suddivise per categorie. Per i ragazzi fino a 12 anni per notte ed evento sono gratis, mentre per gli adulti ci sono tariffe ed offerte vantaggiose, come una notte gratis su 3 oppure 2 notti gratis su 6, con prezzi per doppia in bed and breakfast tra i 60 e i 100 euro a seconda della categoria di hotel. Sicuramente il turismo sta cambiando molto, c'è moltissimo turismo asiatico, moltissimo turismo cinese e probabilmente bisogna più rivolgersi a questo tipo di turismo, cioè a un turismo che però sarà lui in qualche modo che bisognerebbe studiare un po' di più e capire che cosa in un posto come l'Abruzzo va a cercare.